bilancio della scuola deve essere tagliato, bisognerà anche spiegare, come riporta un nostro manifesto, perché ogni anno diamo alle scuole paritarie 732 milioni di euro. Potremmo provare per esempio a iniziare a tagliarli lì, così faremmo economie di cassa noi nella scuola pubblica in questo modo. Ci sono tante altre argomentazioni che andrebbero fatte. La cosa importante, direi, e intanto passerei la parola a Costanza, che non vedo vicino a me, la cosa importante mi sembra da sottolineare, poi pregherei prima del tuo intervento di eseguire l'inno di Mameli, che ci sembrava utile da raccontare in questo paese che diventa sempre più diviso a pezzi, no? E quindi in questo paese diviso a pezzi bisogna che qualcuno spieghi, poi per esempio lo farà Costanza senz'altro, le fondazioni come funzioneranno al nord, meglio del nord piuttosto che al sud. E dicevo, dopo aver ascoltato Costanza, invito anche qualcuno degli studenti presenti, qualcuno del comitato insegnanti precari, qualcuno del comitato del coordinamento genitori insegnanti di Salerno a venire qua. E intanto vi prego di eseguire l'inno, grazie. Allora, perché dobbiamo dare
soldi per sostenere le basi militari statunitensi? Perché dobbiamo dare i soldi per costruire aerei che vanno ad ammazzare altri bambini da qualche altra parte del mondo? Perché dobbiamo dare i soldi per la portaerei Cavour che costa 1,98 miliardi? Sono stati spesi 980 milioni di euro per due sommergibili che devono andare a sostituire due sommergibili obsoleti, perché sono del 1980. Quanti sono gli insegnanti obsoleti all'interno della scuola che devono essere sostituiti e che invece vengono semplicemente rottamati? Allora, noi abbiamo bisogno dei soldi per funzionare la scuola e soltanto con i finanziamenti possiamo fare una riforma che ha un senso. Grazie. Se c'è qualcuno dei comandanti che sta. Non molto altro da aggiungere perché in parte delle cose sono state dette. Se non richiamare al fatto che la precarietà degli insegnanti e la precarietà della scuola, questo l'abbiamo già evidenziato varie volte. Dopo anni e anni in cui questi insegnanti hanno prestato il loro consistente e proprio servizio allo Stato, dopo anni di illusioni, di punteggi che salivano, che scendevano, dopo che abbiamo colmato dei vuoti voluti dai governi che si sono succeduti fino adesso, questo governo non ha altro da dirci che un bel servizio, insomma. Cioè nel senso che non solo non ha rispettato quella che era la programmazione delle assunzioni del precedente governo, ma bensì adesso ha deciso che noi siamo merce oppure cose da rottamare, come se non fossimo mai esistiti, come non avessimo mai lavorato, calpestando la dignità, la professionalità, l'esperienza maturata nella scuola, spesso in situazioni difficili come quelle di Napoli che noi tutti quanti conosciamo. E questo è solo uno dei problemi, e come diceva giustamente Nocchetti, non è vero che tutto si spende in personale, invece è vero che i governi che si sono succeduti non hanno alcuna voglia di investire. Ministro Gelmini, non è vero che la scuola secondaria di primo grado e di secondo grado si è in scarso livello, perché i dati della Lombardia, del Veneto e del Piemonte mettono gli studenti italiani dei licei allo stesso livello degli studenti della Finlandia, che è il paese che piace tanto al Presidente del Consiglio e che cita sempre come un esempio. Ripeto, gli studenti della Lombardia, del Veneto e del Piemonte, basta andarsi a leggere i testi, il famoso testo di Pisa, hanno gli stessi risultati della Finlandia. Così come non è vero, ripeto, che la scuola elementare, la scuola primaria, come l'ha chiamata la Moratti, la scuola elementare è agli ultimi livelli e quindi andava riformata con il ritorno al maestro unico, è una bugia, perché la scuola elementare, nei dati OCSE PISA, è semplicemente, dati dell'OCSE del rapporto del 2007, è semplicemente al sesto posto e si gioca al quinto posto anche, per cui siamo tra i primi 5-6 paesi del mondo nella qualità dell'istruzione elementare. Non è vero che il ritorno al maestro unico, vi prego di ascoltare questa cosa e provare a tenerla ben presente, non è vero che il ritorno al maestro unico si fa perché i sindacati, i partiti di sinistra dovevano piazzare gli insegnanti della scuola nel 1990. Questa è una grande bugia. E sapete perché è una grande bugia? Perché chi la dice non conosce la storia della scuola. Nel 1977 furono abrogate le classi differenziali. Di lì a qualche anno, davvero bambini disabili si trovarono nella scuola, arriviamo al 1990, circa 65.000 bambini disabili. Nel 1985 circa, qui ci sono tanti insegnanti che lo ricorderanno, ci fu una grande riforma dei contenuti della scuola. Quella grande riforma postulava il fatto che i bambini della scuola elementare dovessero trascorrere più tempo a scuola. Ve la ricordate la storia? I tempi distesi di apprendimento? Bene, da quella cultura è nata l'idea del modulo, che è